Buona festa di San Pio da Pietrelcina a tutti voi. Buona festa in questo giorno in cui noi insieme alla Chiesa rendiamo grazie al Signore per il dono di Padre Pio da Pietrelcina e ci impegniamo a testimoniare e a vivere il messaggio che Lui ci ha donato, che poi è il messaggio del Vangelo di Gesù crocifisso. E torniamo al dolore, alla sofferenza, perché vedete, il dolore e la sofferenza, Padre Pio non se l'è cercato di per sé, lo ha accolto. Quando poi ne ha capito il valore di sacrificio, lo ha chiesto anche. Ecco qui quello di cui sono capaci di fare i santi. Lo ha chiesto per amore di Gesù e per amore delle persone, per la salvezza delle anime, per la liberazione delle anime purganti. Bene, Padre Pio dopo la confessione non può confessare. Nonostante le sue ripetute richieste, ma anche la richiesta del parroco Don Salvatore Panullo, ma anche la richiesta del suo confessore Padre Agostino da San Marco in Lamis, Padre Benedetto resta fermo sulla sua decisione. Devo accettarmi della sua preparazione oppure che il Signore mandi un segno. Come Padre Pio reagisce? Nel testo Lettera ai sacerdoti di Emiliano Antenucci e Stefano Campanella, questi due autori riprendono alcuni dialoghi che Padre Pio ha durante le sue apparizioni celesti con alcuni personaggi. Padre Pio è malato, molto malato. Soffre fisicamente, ma anche soffre nel corpo. Soffre perché non può confessare, che è la sua missione. Bene, Padre Pio dice così a questi personaggi celesti: sono sacerdote, ma inutile. Non dico più messa, non confesso. La curia mi ha dato il permesso, ma il provinciale ha la testa dura. Non m'ha risposto. E ancora, Padre Pio si sfoga: debbo essere esule. Ma, Gesù, mi vuoi mandar via? Non mi hai chiamato tu? Ho anche il diritto di stare in religione? Vedete il dialogo bello, intimo, tra Padre Pio e Gesù. Un altro problema che Padre Pio aveva era appunto quello che lui viveva fuori dal convento e Padre Benedetto stava stringendo, come dire, i denti e puntando i piedi perché lui doveva assolutamente tornare, rientrare in convento. E Padre Pio si sente umiliato in questo, perché lui vorrebbe stare in convento, ma la malattia non glielo consente. E a proposito di questo suo cruccio, Padre Pio poi se la prende pure con San Francesco e dice: «O serafico Padre mio, tu mi scacci dal tuo ordine? Non sono più figlio tuo? La prima volta che mi appari, Padre San Francesco, mi dici di andare a quella terra d'esilio? Ah, Padre mio, è volontà di Dio? Ebbene, fiat!» San Francesco, precisano Padre Emiliano Antenucci e Stefano Campanella, gli preannuncia che lui resterà a casa continuando a indossare l'abito cappuccino finché vorrà il Signore. Noi ci vediamo domani, sempre Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!